Siamo qui completamente in ombra, probabilmente sulla strada per San Quirico d'Orcia. Mancano 28 chilometri e siamo in mezzo ai campi ancora una volta. E tipo là c'è una cosa bellissima: c'è tutti i pioppi e dappertutto è tutta campagna. E il paesaggio è bellissimo, la strada un po' meno, però tra poco dovrebbe finire. Sta passando un gruppo di macchine d'epoca. Siamo da qualche ora nella nostra camera d'albergo di oggi e fa un caldo come mai. C'è il condizionatore acceso che però dà solo un pochino di illusione di freschezza. Io ho fatto due docce fredde e ho ancora caldo. E tra poco usciamo e abbandoniamo questa fortezza di fresco per andare in un posto che dovrebbe essere carino. Bene, stiamo camminando su con dei capelli orribili, su queste fantastiche colline. Stiamo cercando di raggiungere una piccola chiesa, non so cosa sia in una effetti, cappella, una specie di... una cosa così. Cappella, comunque è una cosa scenosa perché questa location è stata utilizzata nel celeberrimo film del Gladiatore con Russell Crowe. E quindi è proprio lo stesso posto dove hanno girato la scena, quella dei Campi Elisi, mi sembra, forse anche quella di casa sua, non lo so. E appunto ci stiamo andando, è a 1 chilometro da qui e l'ambiente circostante è abbastanza carino. Siamo qui, siamo arrivati, siamo a questa cappella, molto carina, è pieno di gente che fa le foto. Ma ci sono tipo, per essere un posto così desolato, ci sono da 3 a 4 persone, non lo sappiamo esattamente. È molto bello intorno, tanto vedrete un sacco di timelapse o cose del genere, quindi buona visione. Sono qui con un quaderno a fiori che non è mio, ci tengo a sottolineare perché stiamo studiando, leggendo e mangiando gocciole, cercando di riposarci un po' per la tappa di domani che speriamo non sia troppo faticosa. Domani andremo ad Acqua Pendente. Siamo ancora in piedi, mancano 4 tappe e forse ce la facciamo a finire anche questo viaggio.